Bonificare Nana, buongiorno. Sì, mi dica. Sì. Bene, andiamo a vedere la sua posizione. Anche quest'anno la Bonifica Renana ha iniziato il progetto di acqua virtuosa per prendere le dichiarazioni irrigue di tutti gli agricoltori che intendono irrigare durante la stagione irrigua 2021. Le chiamate iniziano da gennaio e vanno avanti fino a marzo. Per il momento abbiamo raggiunto circa 1400 agricoltori e abbiamo inserito all'incirca 17.000 ettari. E quest'anno sarà un po' più difficile con l'emergenza Covid. Anche noi abbiamo cercato di strutturarci per mantenere un ottimo rapporto e continuo contatto con i nostri agricoltori. Data la situazione sanitaria, ci siamo organizzati per contattare gli agricoltori da remoto, principalmente con due modalità: le telefonate, quindi contattando l'agricoltore con una chiamata, oppure con chi ha più dimestichezza con le nuove tecnologie, anche con una videochiamata, condividendo noi la nostra schermata del programma e insieme appunto inserendo le superfici che andranno irrigate nel 2021. La gestione delle dichiarazioni appunto tramite telefonate o videochiamata è stata resa possibile dal fatto che questo progetto va avanti da diversi anni, quindi noi abbiamo in memoria nel nostro database informazioni già di oltre 1000 aziende, e per cui in molti casi è stato possibile effettuarla aggiornando, diciamo, le informazioni già precedentemente inserite. Allora, i dati anagrafici, sì, ci sono tutti, va tutto quanto bene. Sì, sono quelli dell'anno scorso. Andiamo a fare i poligoni, gli appezzamenti. Che cosa intendeva irrigare quest'anno? Questo è un periodo particolare in quanto la stagione irrigua inizia effettivamente dal 1° di aprile, però molti agricoltori che fanno i trapianti o che fanno i trattamenti ci chiedono di irrigare fin dai 1° di marzo, visto anche l'andamento climatico che non è favorevole. E quindi noi, oltre a prendere le dichiarazioni, prendiamo anche queste eventuali richieste che dopo vengono valutate dagli uffici competenti e dagli acquaioli in campo.